senza bavaglio, informazione libera, sempre. Un saluto a voi amici telespettatori, sapete bene qual è il mio modo di fare giornalismo, è un giornalismo d'inchiesta, è un giornalismo da strada, tra virgolette, nel senso che non amo i salotti e non amo pontificare dei massimi sistemi, ma voglio affrontare la realtà nuda e cruda. Qui a Taranto l'emergenza occupazionale dilaga e divampa e peggiora di giorno in giorno. Ci sono le grandi realtà come Ilva e quant'altro, ma ci sono anche delle realtà che è giusto che non cadano nel dimenticatoio, perché la dignità dei lavoratori è identica per i lavoratori di qualsiasi qualsivoglia tipo di azienda. Ci troviamo in via di Palma, qui dinanzi al punto vendita Douglas, e vogliamo raccontare un episodio, un licenziamento per giusta causa, cercando di fare chiarezza sulla vicenda e cercando di restituire la dignità che il lavoratore, restituire al lavoratore la dignità che merita come essere umano prima ancora che come lavoratore. Ho qui al mio fianco la signora Paola Natali, addetta alle vendite per Douglas, delegata sindacale di USB, Unione Sindacale di Base, una realtà, quella di USB, che scende in strada al fianco dei lavoratori. Allora, signora Natali, qui in via di Palma c'è un piccolo capannello, c'è un tavolino con la raccolta di firme, ci sono delle bandiere USB. E allora, ci racconti questa storia. Allora, vabbè, oggi stiamo cercando di raccogliere le firme per il reintegro immediato della mia responsabile, che è stata licenziata per giusta causa. Come si chiama? Calderone Annunziata. Cosa è successo? È successo che a giugno, i primi di giugno, noi tutto il personale Limoni, che appunto era qui, perché questo è un punto vendita Limoni acquisito Douglas. Quindi Limoni sta passando a Douglas. Esatto. A giugno abbiamo ricevuto tutte noi di Limoni una lettera di contestazione riguardo all'uso improprio delle fidelity card, le card clienti. Da questa lettera ci siamo incontrati, abbiamo risposto ovviamente legalmente, ci siamo incontrati con la sede. E dopo un mese ancora, perché avevano bisogno ancora di tempo per capire se la loro contestazione fosse giusta o meno, ci siamo visti arrivare la lettera di licenziamento per giusta causa alla nostra responsabile, e noi invece, dopo essere state trasferite con un distacco fino al 30 settembre, immotivato, in quanto c'è stato uno scambio di personale senza giusto motivo, ancora non abbiamo capito perché, abbiamo avuto solo 2 giorni di sospensione, e quindi questo è l'accaduto. Vorremmo capire, a parte che vorremmo il reintegro immediato perché non c'è una giusta motivazione per quanto ci riguarda. Ora, da quello che mi è parso di capire, è responsabile del punto vendita una dipendente Douglas che ha ricevuto la lettera di contestazione. Sì, anche però lei è ora attualmente lì al comando, la referente, perché responsabile non glielo so dire, in quanto, cioè, bisognerebbe avere anche un livello da responsabile, non glielo so dire questo. Ecco, al di là delle carte bollate, del licenziamento, dei ricorsi e quant'altro, avete cercato di contattare i vertici dell'azienda per cercare magari inizialmente di ricomporre bonariamente la cosa, o comunque per iniziare un dialogo? Assolutamente. Risposte? No, nessuna. Già da marzo avevamo visto che c'erano già, con i trasferimenti in corso, c'erano già delle cose che non ci arrivavano più, mail per quanto riguarda i corsi, non ci arrivavano più informazioni che erano sempre state, appunto, venivano comunicate tramite mail, quindi erano giustamente sul punto vendita. Noi siamo state messe all'oscuro di tutto fino a che ci è arrivata questa lettera di contestazione proprio nel momento della ristrutturazione. Quindi abbiamo portato sul negozio, perché abbiamo ristrutturato a giugno noi questo negozio, abbiamo inserito le cabine, abbiamo lavorato fino al 14 di giugno, dopodiché il 15 siamo state spostate lì il giorno dell'inaugurazione, e la mia responsabile, mentre era in ferie, ha avuto una bella lettera di licenziamento. E ora, siccome il mio modo di fare è quello, sono un giornalista di inchiesta e non mi tiro indietro davanti a nulla,
l'ho fatto con Riva, figuriamoci se non lo faccio anche questa mattina. Ora entriamo nel punto vendita e vediamo se la responsabile del punto vendita vuole rispondere o magari se ci sono altri addetti. Vediamo cosa succede. Buongiorno. Buongiorno, vorremmo porre delle domande al responsabile del punto vendita, siccome c'è una contestazione. Non c'è nessuno? Deve rivolgersi alla nostra azienda. Lei è un dipendente? Dipendente come le mie colleghe. E la responsabile del punto vendita stamattina non c'è? Deve rivolgersi alla nostra sede. Sì, no, chiedevo, non c'è in qui? Sto rispondendo, deve rivolgersi presso la nostra sede di Milano. Sì, ma sto chiedendo, stamattina è presente qui fisicamente o no? Una domanda? No, non c'è. Vabbè, strano però, no? Vabbè. È assente. Grazie. Come vedete, ci hanno detto che la responsabile è assente. Quando si svolge un'attività commerciale, si crea un rapporto diretto tra cliente e esercente o comunque responsabili della vendita, commessi e quant'altro. Si crea quel feeling, quel rapporto umano che va al di là del mero rapporto così commerciale, e abbiamo qui una cliente che vuole dirci qualcosa, che è al tavolo per firmare. Sì, noi da un giorno all'altro ci siamo trovati con un negozio che non era più lo stesso. Ci avevano detto, vengo da tanti anni in questo negozio a comprare, c'è stato il periodo di rinnovamento del negozio, pensavamo di ritrovare un negozio più bello con cose nuove, in realtà il negozio praticamente non è tanto cambiato, ma la cosa che è cambiata è che da un giorno all'altro ci siamo trovati senza i nostri punti di riferimento, in un negozio come una profumeria, in cui hai bisogno di persone che ti conoscono, che sanno quali sono le tue esigenze. Non è esattamente la stessa cosa ritrovarsi da un giorno all'altro. Io sinceramente adesso non vengo più qua, perché venivo apposta, non abito qua vicino, ma venivo apposta perché avevo creato un rapporto di fiducia con le ragazze che mi seguivano. Adesso non vedo perché devo continuare a venire. Vediamo, ecco, in presa diretta, vedete, molta gente esprime la propria solidarietà apponendo la propria firma. E voglio fare anch'io la stessa cosa, mi accingo a firmare, perché i diritti dei lavoratori vengono prima di ogni altra cosa, e voglio assolvere al mio dovere di cittadino, di uomo, prima ancora che di giornalista, di operatore della informazione. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. USB si sta radicando molto nel privato e, come detto all'inizio, scende in campo senza mezzi termini a tutela dei lavoratori. La sigla sindacale dell'USB lo fa, altri poi si regolano diversamente. Una vicenda triste, perché è brutto vedere il singolo lavoratore isolato, magari anche all'interno di un contesto lavorativo del quale faceva parte. Ora ovviamente USB suppongo che assisterà legalmente la lavoratrice, però ripeto, è una situazione davvero triste. Non ci sono, dicevo, lavoratori di serie A e di lavoratori di serie B, come fa notizia, e bisogna evitare ogni riduzione di personale all'ILVA, così esistono anche realtà piccole che meritano uguale attenzione. Sì, hai centrato esattamente il problema, uno dei problemi che ha il mondo del lavoro oggi in Italia. Questa è una multinazionale che scarica, come dire, le proprie esigenze economiche sulla pelle dei lavoratori. Non è un caso che viene licenziata senza un vero e giustificato motivo una delle dipendenti del negozio, accusata tra l'altro di cose che noi in fase di giustificazione abbiamo non solo respinto ma anche dimostrato non essere vere. Però è quello che accade, accade troppo spesso purtroppo in queste attività in cui abbiamo multinazionali e singoli dipendenti, e il sindacato su questo, noi come USB diamo sempre le stesse risposte. Non è un caso che oggi qua ci presentiamo in massa con tutta la struttura e iniziamo una raccolta firme per dire alla multinazionale: devi reintegrare immediatamente la lavoratrice e devi avere rispetto per i diritti dei lavoratori. Le firme le stanno mettendo i clienti.
tra l'altro anche su questo, no? Sono aziende, società che quando fanno i briefing con i dipendenti mettono al centro sempre il cliente, il bene del cliente. Beh, oggi i clienti stanno dicendo che è ingiusto quello che la Douglas ha fatto e chiedono il reintegro della lavoratrice. Noi dal nostro punto di vista abbiamo già impugnato legalmente, non faremo passare un licenziamento ingiusto e porteremo avanti la battaglia fino alla fine. Ecco, io non entro nel merito specifico della vicenda, però un fatto è quantomeno strano. Parliamo di una contestazione ad una lavoratrice che era responsabile del punto vendita, però altri lavoratori hanno ricevuto la stessa contestazione e una è stata fatta fuori e gli altri no. Per carità, è giusto, ci mancherebbe altro, grazie a Dio, neanche gli altri, grazie a Dio gli altri non sono stati toccati da provvedimenti di licenziamento, però, ripeto, questa che qualcuno potrebbe interpretare come un trattamento di figli e figliastri, questa è una vicenda su cui c'è da tenere gli occhi molto aperti e approfondire la vicenda. Sì, due pesi, due misure. Premetto che le contestazioni erano tutte nulle, sia per la dipendente licenziata che per le altre dipendenti. Il paradosso è che tutto avviene in un arco di tempo in cui la società si fonde con un'altra azienda. Quindi in quella fase probabilmente c'era l'esigenza di ridurre un po'. Di ridurre, e hanno scelto la strada, quella peggiore. Però dal nostro punto di vista noi andiamo avanti e fin quando non rivedremo la dipendente all'interno del negozio non ci fermeremo. È bello vedere l'USB in campo, vedere le rappresentanze sindacali, ma è anche bello vedere al fianco la gente comune, la gente che io poi prima di intervistare lei, Rizzo, sono entrato anche nel negozio, nel punto vendita, ho chiesto se vi fosse la responsabile delle vendite, che aveva anche lei subito un provvedimento, una lettera di contestazione e ora invece è qui al comando, diciamo così, del punto vendita. Mi hanno detto che la responsabile oggi non c'era, ma approfondiremo, andremo fino in fondo. Questa è l'altra anomalia. Questa signora, che io tra l'altro non conosco, è arrivata 4 mesi fa. Pare che anche a lei abbiano contestato, abbiano fatto lo stesso provvedimento delle altre lavoratrici. Il paradosso è che una lavoratrice viene licenziata, lei becca la contestazione e invece viene promossa direttrice. E questo, come dire, ci fa capire quanto sia strana questa storia. Però dal nostro punto di vista abbiamo tutti gli elementi anche di carattere legale. Quindi offrirete la massima assistenza legale alla lavoratrice? Non voglio essere volgare, ma quello che ha fatto la Douglas è una porcheria nei confronti di quella lavoratrice. L'USB, ora facendo un po', ampliando un po' il discorso, partita storicamente dall'ILVA e tuttora le battaglie per la questione ILVA, si sta radicando nel privato in un rapporto diretto con i singoli lavoratori. Sì, c'è una crescita continua, anche quest'anno ad oggi. Siamo in una condizione che dal mio punto di vista era non solo insperato, era quasi un miraggio. I dati dicono che siamo oltre i 4.500 iscritti, tutto compreso, quindi sia pubblico che privato. C'è una crescita esponenziale sia nel pubblico che nel privato. Prova ne è anche le ultime elezioni nel pubblico impiego che hanno visto l'USB a Taranto avere un grande risultato. Siamo soddisfatti di ciò. Credo che la forza di questa organizzazione sia il fatto però che quando attaccano i lavoratori, oggi qui abbiamo delegati dell'ILVA, dipendenti ILVA, dipendenti dell'ospedale di Taranto, cioè abbiamo tutta la struttura che non sta a guardare alla categoria, ma si guarda alla vera solidarietà, che è quella fatta dai lavoratori nei confronti degli altri lavoratori. Bene, termina qui questa puntata di Senza Bavaglio. Ho voluto dare importanza, dare spazio a questa vicenda, anche perché poi ricordo che 4 anni fa, era il luglio del 2014, una vicenda analoga, seppure per riduzione di personale mascherato, mi colpì direttamente allorquando ero dipendente di Blue Star TV, ma poi lì c'era tutta una vicenda penale, anche
qualche politico trombato ci mise la manina, ma questa è un'altra vicenda. Voglio dire, sono quelle realtà che ti toccano in prima persona, che così ti fanno rievocare certe situazioni, ed è giusto essere dalla parte del lavoratore e far sì che i lavoratori non si sentano mai soli ed abbandonati. Alla prossima. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.